Rompiamo il Silenzio ha sempre fatto dei cortei ed è una forma di riappropriazione delle strade. Se l'anno scorso eravamo con il nostro carro, la nostra musica, quest'anno abbiamo deciso di scendere in bicicletta, che è un'altra forma di riappropriazione, è una forma più pulita, vogliamo vedere, è una forma anche più veloce, un po' più provocatoria, perché crea del disagio e a noi questo disagio piace crearlo in un certo senso. E in bicicletta si possono raggiungere tante zone, si può raggiungere tanta gente che magari con un percorso, con un corteo invece rimane più limitato. E niente, l'8 marzo non è solo oggi, è tutto l'anno. L'8 marzo ovviamente noi abbiamo, per noi che siamo un collettivo, tra virgolette, un comitato comunque LGBTQI, quindi fondamentalmente froci, ha un senso importante, nel senso che tutte le battaglie legate all'autodeterminazione partono fondamentalmente dalle battaglie femministe delle donne. E qui ci sembrava importante anche, al di là delle sentinelle, scendere in piazza per anche riappropriarci noi di questo pezzo di storia. Il prossimo evento è il 21 marzo, con il nostro corteo, è il primo giorno di primavera, quindi stiamo preparando cose belle. E arrivano le sentinelle a ingrigire l'atmosfera, ma noi ci saremo sempre. Sì, questo comitato ci sta provando a unire un po' le lotte, a unire diversi gruppi, diverse associazioni. Si fa tantissima fatica, ma l'importante è non mollare mai. Esserci sempre in uno, in cento, l'importante è esserci e non dare spazio a chi discrimina. All'interno delle fabbriche, delle nostre valli e delle nostre città che si sono scritti pezzi importanti di questa storia. Pensiamo anche solo agli scioperi delle fabbriche tessili del primi del Novecento. È nella resistenza partigiana e nella guerra di liberazione poi che le donne mettono in gioco se stesse ed ancora una volta i propri corpi. E sono ancora loro le prime a dare il via alle battaglie di avanguardia per i diritti civili in questo paese, tra cui non possiamo non ricordare il divorzio e la morte. Proprio per quest'ultimo, sta subendo nell'ultimo periodo un attacco senza precedenti. Chiariamoci, non è una novità la quantità assurda di medici obiettori in una città come la nostra, o l'ideologico servizio dei centri aiuto alla vita. Quello cui assistiamo è addirittura qualcosa di più profondo e pericoloso. È uno screditamento totale del dibattito pubblico, del concetto di autodeterminazione e delle battaglie ad esse legate. Quello che vogliamo fare, anche con manifestazioni come questa, è riappropriarci di questa parola declinandola nelle nostre battaglie quotidiane contro tutte le forme di fascismo e di omotransfobia. Il ringraziamento e gli auguri che solitamente si fanno l'8 marzo vogliamo impegnarci a viverli nella lotta, perché crediamo che solo così, imparando e prendendo esempio dai movimenti femministi e dalle donne, potremo in qualche modo riconoscere le nostre realtà individuali e collettive.